Siamo qui con Peppe di Cava dei Tirreni come progetto di azionariato popolare e niente, vogliamo rivolgere anche a lui un po' di domande rispetto alla loro presenza qui oggi, quindi come vedono questa iniziativa, cosa stanno portando avanti, visto che pare che abbiano un progetto anche di terza categoria che riprenderanno quest'anno, molto interessante, con delle finalità molto simili a quella che la nostra squadra, quindi sto parlando della Sata Shakur, sta portando avanti. Lascio lui la parola. Sì, ciao a tutti. Devo dire che queste occasioni di incontro sono sempre dei momenti di grandissima crescita e di confronto fra le varie realtà presenti in Italia. E noi continuiamo a portare la nostra Cavese dentro al cuore, ma insomma veniamo da un anno sabbatico che ci ha portato a lavorare molto sul territorio e in quest'anno abbiamo appunto organizzato diverse iniziative che ci hanno visto appunto impegnati nell'organizzazione di quello che è un po' l'essenza del calcio, quindi abbiamo fatto in modo che potesse ripartire dal calcio come era un tempo e soprattutto dai più giovani. Abbiamo portato avanti due iniziative dove i protagonisti erano bambini e bambine delle classi elementari, delle scuole appunto di Cava dei Tirreni, e abbiamo anche organizzato, e siamo già alle seconde edizioni per questi due tornei, anche un torneo dedicato ai bambini degli oratori cittadini. Al contempo stiamo portando avanti una collaborazione con la Fenice Onlus, che è appunto una Onlus che si occupa del recupero di persone con disabilità psichica, e attraverso il gioco del calcio stiamo provando appunto a favorire e migliorare la socializzazione di queste persone e il loro reinserimento all'interno della società. Con l'occasione mi piace anche sottolineare che c'è stata la partecipazione di una squadra della Fenice, appunto di questa cooperativa, in un torneo che abbiamo appunto organizzato con 12 squadre, un torneo di calcio a 6 WISP, e che ha portato appunto sullo stesso terreno di gioco i cosiddetti normodotati correre incontro ad un pallone insieme appunto agli amici agli ospiti della Fenice. Per quanto concerne questo nuovo progetto, noi, come vi dicevo, appunto veniamo da un anno sabbatico e l'intenzione è quella di ripartire. Tramite queste iniziative abbiamo fatto anche in modo di ampliare un po' la nostra base e il nostro seguito, e vi do un'anteprima: partiremo a breve con una nuova iniziativa del cosiddetto calcio che conta, anche se per quanto ci riguarda ha contato tantissimo anche quest'anno con i ragazzi della Fenice e con i bambini della nostra città. Ecco, una cosa, noi probabilmente tu seguendo anche un po' il lavoro che viene fatto da altre realtà in Italia, forse saprai che alcune squadre che giocano in terza categoria stanno all'interno di un ambito comune che si chiama Sport alla Rovescia, che è sia un'associazione che una redazione giornalistica attraverso la quale promuoviamo anche delle campagne. Alcune campagne che portiamo avanti riguardano soprattutto la lotta contro le discriminazioni, quindi si parla di discriminazione a 360 gradi, dalle discriminazioni culturali a quelle sessuali, tant'è vero che quest'anno abbiamo lanciato una campagna No Dissess contro le discriminazioni sessuali nel calcio. Ecco, ti dico questo perché ovviamente fare una squadra di terza categoria è un impegno a tutti gli effetti, no? Però appunto la soddisfazione sta nel fatto che il momento del gioco, quindi anche tutto quello che la preparazione o comunque la partita stessa diventa anche l'occasione per diciamo così, rendere visibile questi contenuti, perché sono contenuti che non sono slegati dallo sport, dal calcio, ma anzi dovrebbero essere intrinsechi proprio all'idea del gioco, del divertirsi, dello stare insieme. Cosa ne pensi di questo? Ma guarda, ti dico che quest'anno, per quanto ci riguarda, il calcio è stato solo e soltanto inclusione sociale. L'obiettivo, il nostro obiettivo a medio-lungo termine è anche quello di dare magari la possibilità anche ai bambini di famiglie che magari non possono permettersi le cosiddette rette delle scuole calcio, quindi attraverso le quali fondamentalmente anche lì, più che inclusione e socialità, spesso si creano addirittura situazioni discriminatorie. Lo stesso dicasi anche per chiaramente quella che può essere la discriminazione da un punto di vista sessuale. I nostri tornei, quando parlo di tornei di bambini, parlo sempre di tornei dove ci sono sia bambini che bambine in campo. Quindi, come dire, lo sport e il calcio nel nostro caso in particolare deve essere assolutamente uno strumento di inclusione e di promozione appunto dello stare insieme in una maniera sana facendo dello sport.